Moscia, siamo tornati su eFootball e oggi saranno 20 euro a decidere la mia squadra sul gioco, perché secondo me 100 euro su eFootball, cioè ci compriamo tutti. E guardate che giocatori, c'è Messi in ben 3 versioni, di cui una già ce l'hanno regalata. Ci abbiamo Messi gratis? Sì. E poi ragazzi, è il motivo per cui sto facendo questo video, guardate qua, i guardiani del campionato italiano, quindi guardiani della galassia, questo è un caso, vabbè. Candela, lasciamolo là. Baresi e Maicon Douglas, uno dei giocatori più forti che io ho visto in quel ruolo. E mi sono fomentato e ho detto: cavolo, queste sono le promo, questi sono i giocatori che io voglio trovare. A parte il fatto che, vabbè, ci sta sta roba di Messi che è fighissimo, ragazzi. C'hanno la partnership, quindi ha vinto il pallone d'oro, gli stanno dando questo premio, no? C'è sta roba fighissima. Però devo dire che, ispirato anche dal video che abbiamo fatto ieri per voi, ovvero con 100 euro che cosa possiamo comprare con FIFA, beh ragazzi, vediamo in cosa possiamo farlo sui football. Quest'anno, raga, FIFA non mi sta proprio a... FIFA, poi FC, però, insomma, non mi sta smuovendo, devo essere sincero. Guarda che roba, guarda che figata sta roba. Però le carte sono veramente clamorose, sono animate. Cioè, io quest'anno, boh, c'ho sta roba. Ieri, che sono entrato, ho preso la carta di Messi. Cioè, questa è la carta che ti regalano. Se oggi voi entrate sui football, vi regalano sta carta. Che è 85? Sì, ma ricordatevi che potete sempre potenziarle. Questa arriva fino a, non mi ricordo, se è 100, insomma. Poi mi hanno dato il Delict, Tell e Leimer per Halloween. Guarda che belle ste carte. Mo levate queste qui, ragazzi, che so, del campionato messicano. Vediamo che riusciamo a fare, che squadra ci possiamo costruire. Io ho shoppato comunque 100 perché mi voglio divertire. Però 20 euro sarebbero 2000 monete. Che riusciamo a fare con queste? Ci abbiamo la possibilità di andare a spacchettare per i guardiani. Vediamoli un po' tutti. Oh, il mio Rovella. Allora qui bisogna spacchettare, ragazzi, eh. Allora qua abbiamo Nick Rovella. Ci abbiamo Pavard, Tio, Smalling, Ricci, vabbè, lascio là. Gente del campionato italiano. Quelli golosi sono questi tre. Tanto io trovo Candela sicuro, ragazzi. Preparatevi, Candela è mio. Però Messi, invece, guardate che carte, che super fighe. Ah, voi direte: puoi trovarle tutte e tre, che senso c'ha? Vabbè, ragazzi, sono tre momenti differenti della carriera di Messi. Cioè il Messi, diciamo, giovane che vince la Champions con il gol all'Olimpico. Quello lì contro lo United, 101. C'è l'altro Messi, 101, che ha vinto il mondiale, che è praticamente questo qui. Anche se comunque noi il Messi ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato, però una spacchettata non si rifiuta. E poi c'è il Messi Prime, diciamo, che arriva fino a 102, tanta roba, ragazzi. Eccolo qua, vedete. Avranno delle caratteristiche un qualcosina un po' diverso, però insieme che c'è sta? Alvarez. Ah, i giocatori che, diciamo, che giocano con Messi, ecco, vedete, un po' dell'Argentina, un po' amici sua. Però ragazzi, noi abbiamo pure gli If della scorsa settimana con Bellingham e Haaland della Champions. Io inizierei con gli If. Abbiamo solo tre possibilità, sapete, però sono questi: Haaland, Bellingham, c'è Di Marco. Allora tra questi, ragazzi, Bellingham sarebbe il top. Ma pure Di Marco, dai. Haaland manco ci spero. Primo, Jude. Manco se illumina, quindi già puzza. Vabbè, a parte che no, se dovrebbero illuminare tutte. Campionato italiano, Di Marco, ti prego. Buongiorno sicuro. Di Marco, yes. Oddio, che è pelato. Perché hanno fatto pelato Di Marco? Che è successo? Ah no, è proprio lui, guardalo. Possiamo di sta roba. C'ha i suoi difetti, però quando c'ha le licenze te fa il lavoro coi fiocchi, eh. Di Marco, 93. Qua me lo mette centrocampista, ma può fare il terzino, sì. Ma fa pure il difensore centrale. Avvocato, ma io? Però non lo possiamo modificare questo, ragazzi. Questo è così. E uno che volevo l'ho preso. Raga, Bellingham, dammi Bellingham e godo. Poi ovviamente, ragazzi, tutti hanno una skill particolare, hanno qualcosa in più nella versione base o comunque in tutte le versioni che puoi trovare. Noligan. Questo è il portiere sicuro. Questo è il portiere. No? Ah sì sì, è il portiere. Mannaggia Cristina Vena. Chevalier, come si chiama adesso? Lo mettiamo in porta. Ricordatevi che stiamo costruendo una squadra. Beh, ci mettiamo Chevalier in porta. Vabbè, non so ragazzi, poi bisogna un po' studiare il gioco. Ultimo, ma non per importanza, Jude Bellingham from Madrid. Dai. Dai, giù. Ah, ah, oh, se no dammi buongiorno. Oh, Premier League. Non mi dica che sei Haaland. Infatti non lo sei, sei Pinnock. Dai, Pinocchio. Ma chi sei? Ma perché stai qui? Se andassimo in Champions League, ci abbiamo tre pescate. Chi possiamo pescare? Musiala, Gigio Dallarumma, Camavinga. Oddio, raga, puzzano un po', eh. Harry Maguire. Dai, dai, con Maguire è figo, su. Ci proviamo, ragazzi. Però li stiamo un po' a buttare, perché noi dobbiamo trovare Oh My God oppure un Messi. Vediamo un po'. Liga Spagnola. Dammi Camavinga. Dammi Camavinga. Chi c'era? Non mi ricordo. Eccolo!
Camo, Camavinga. E vai. Cazzo, Raula, pensate se avessimo trovato Jude, raga. Bellingham, Camavinga, se godeva. Allora, cosa bella che però oggi ti dico che è un po' più... Comunque questi giocatori non te li puoi comprare. Quindi o li trovi o li trovi. Camo, controllo di palla 90, passaggio 91. Ah, però manco questi li possiamo potenziare, ragazzi. Camavinga, pure terzino. Ragazzi, ci pensate che adesso se ne sono andati via 500 crediti. Noi ce ne abbiamo ancora 1500. È vero che così becchiamo per forza qualcuno de buono. Oh, Premier League. Oh, aspetta, aspetta, chi c'era? Non mi ricordo. Harry Maguire. Oh, mamma mia. Ma che squadrone sto creando. Harry Maguire. Questo devo mandare una foto a Camper, alla tribuna. Vabbè, raga, 97 contatto fisico. Questo debisella come niente, eh. Harry Maguire, la maglietta della Lazio. Patrick Maggiore Maguire. Allora, ultimo, ragazzi. Sarebbe bello trovare Musiala, uno dei due spagnoli, Mesh. Firmato Mike Scioscia. E perché proprio quello del Barcellona con 4 stelle? Oh. Ah, è Evan Nilsson. Evan Nilsson. No! Musiala! Yes! Sì! Quello più forte! Oh, ragazzi! Ma che bucciaccio de cu! Oh, Musiala Camavinga, tra i due più giovani prospetti del calcio mondiale. Certo, mancava Bellingham, voi direte. Ho capito. Guarda che il giocatore sontuoso! Allora, esterno COC? O anche CC? Vabbè, CC mi pare sprecato questo. Allora, io però gioco il 4. 2-2-2, insomma, regista cattivo. Bello, grazie. Abbiamo speso 600 crediti. E in monetese vuol dire che abbiamo speso 5 euro. Ancora che giocata a FIFA, raga. Dall'altro, aspettate, ragazzi. Sapete che c'è? Mi pare che c'era il boss degli allenatori, avevo letto. Aspetta, che mi sa che c'è qualcosa di tortuoso in sto videogioco. Perché mi ricordo che ti potevi comprare Pioli, una roba del genere. Ecco, pacchetto squadra dei sogni. Aspetta un attimo. Ti puoi comprare Limone Inzaghi. Così come i giocatori del Milan. 1500, quindi comunque meno di 20 euro, però non ve consiglio. Guarda, guarda, ti compri tutta l'Inter. Sta versione un po' strana, con Inzaghi, Lautaro, guarda, tutti belli, questi però li potenzi, Lautaro 96, minchia, allora mi compro il Milan. Leao Teo Hernandez. Adesso arriva il bello, perché possiamo provare a prendere Messi o quest'altri. 10 giri sono 900 crediti, però vanno via molto velocemente, vediamo come funziona. Vai, mi faccio 9-9, e no, mi sa che sforiamo dei 200 crediti. Ah, questo già non è, perché non è, non c'è l'animazione figa. Campionato italiano, ovviamente. 4 stelle, quindi proprio buttati. Perché in pratica, ragazzi, questo che fa? Ti fa vedere solo il primo e poi ci sono quelli sotto. Quindi questo è il più forte di tutti quelli che abbiamo tirato. Ci ha detto bene, eh? Infatti fanno vomitare. Saccagni, Lazzari, Selic, Sirze, Mortacci, via via. Vabbè, io questi qui, ragazzi, li faccio volare a tutti. Non è gente che possiamo far giocare. Alto giro. Vabbè, adesso invece sto usando crediti in più, ragazzi. Oh, fermi. Aspetta, però potrebbe non essere, ma comunque un giocatore speciale. Campionato italiano. 5 stelle, te prego. Del Napoli. Olivera. Però sotto ci potrebbe stare qualcos'altro, attenzione. Ah, caspita, Olivera manco mi serviva perché abbiamo trovato Di Marco. Guardiano italiano, Olivera. Questo ovviamente lo potenziamo, 81 è un po' pochino. Bella carta, tutta blu. Vediamo un po' se sotto c'è qualcosa sotto sotto. Guendonzi, chi è Infantino? Questo è Infartino. Olivera, ragazzi. Allora, facciamoci 9 giri su Messi. Niente, ragazzi, sta niente. Vediamo un po' se almeno è colorato. Premier League. 4 stelle, va schifo. Vabbè, questi, ragazzi, manco li considero, eh. Vabbè, prima al secondo giro mi ha detto bene. Secondo giro. Oh, eccolo! È Messi! È Messi per forza questo, eh. Questo è Messi per forza, ragazzi, al secondo giro. 5. Questo mi sa che è Messi d'Argentina. È Messi Argentina. Porca miseria, ragazzi. Ma con 4 lire. Voi direte, ma Messi l'hai già trovato, ce l'hai già. Ho capito, ragazzi, ma vuoi non trovarlo? Guarda che figata, ma guarda che figo. È Messi campione del mondo. 13 dicembre 2022. Pure Alexis Sanchez. E l'attacco l'abbiamo fatto. Porco due, ragazzi, che goduria. Guardate, c'è l'effetto booster max, che non so che vuol dire. Bello. Allora, ragazzi, io Messi mi fermerei. Cioè, l'abbiamo trovato. Che culo, al secondo giro. Allora, adesso, ragazzi, stiamo usando, volendo, i 100 euro. Perché in questo momento ho usato circa 4000 crediti, che sarebbero circa 35 euro. I giocatori che non mi servono li scarto, ma mi danno la... allenamento. Vabbè, mi sono capito da solo, tranquillo. Ma adesso questa è roba mia. My gone, my gone, my gone. Oh, eccoci. No, però mi sa che my gone è verde. Quindi questo sarà un altro della Serie A, però non potente.
Credo, vediamo. Oh, Nicolò Rovella! Ci serviva il centrocampista? Grande Nick! Mazza, non gli assomigliava a niente, però Nicolò, calcio Rovella! Fortissimo, ragazzi, per me questo è fortissimo. Anche super simpatico. Guarda che bello, va. Altro giro. Dai, adesso Maicon. Eccolo! Maicon, ti prego, campionato italiano. Maicon Douglas. Baresi. Voi direte, ma sai, Rosica è il più forte. Ho capito, volevo Maicon. Ce l'ho i difensori centrali. Guarda che roba. Franco Baresi. Pensa, ragazzi, c'ho pure Maldini. Io potrei fare una difesa Beckenbauer, Maldini, Franco Baresi. Oh, pure Smalling. E basta, difensori centrali. No, ragazzi, riprovo. Voglio Maicon. Mo non mi uscirà mai, lo so, sono consapevole. Campionato italiano, beh, sono tutti italiani. Chi c'era non me lo neanche ricordo. Spero almeno buono che possa andare a prendere il posto. Ah, Tiu! Come si chiama questo? Tiu. Vabbè, questo è buono, ma ennesimo difensore centrale, non so più dove metterli. Vediamo che cartina c'ha. Vabbè, 82, mi pare che questo cresce tanto. Ah, pure Szczęsny! Bella, godo. Raga, è l'ultimo. Vediamo chi mi manca. Ah, l'ho trovati tutti, guarda, l'ho trovati tutti. Pure Leao mi manca. E che vince Fraschelia. Vabbè, blu, ragazzi, questo tanto sarà o Ricci o Pavar. Vediamo un po'. Magari non è né Ricci né Pavar. Oppure tutti e due, Ricci e Pavar insieme. Ricci, wow, Ricci da mare. Vabbè, Ricci, via, scattiamo, via. Non mi interessa. Oh, Leao però, ragazzi. Uba ancora tra noi? Deve sta qua per forza perché l'ho spacchettati tutti. E infatti, guarda, se mi dai Candelà, te giuro, perché l'ho aperti tutti, raga, l'ho spacchettati tutti, mi sono rimasti solo loro due. Oh, e vai! Maicon Douglas, sì! Ce l'abbiamo fatta! È stata dura! Pure speso, ma questi erano extra miei, così vedete pure quanto bisogna spenderci. Però finalmente abbiamo trovato il giocatore. Certo, ragazzi, andare a beccare uno su 150 è chiaramente difficile, però Messi, per dirti, abbiamo trovato subito, e in quei 20 euro. Dai, guarda qua! È pure vero che sono rimasti solo loro. Maicon e Candelà, e viva e viva! Quindi, raga, l'abbiamo trovati tutti, non volendo, perché io Baresi non lo volevo. Però vedete, ragazzi, li ho trovati tutti perché ho speso tanto. Me ne mancano 10. Però vedete, almeno sapete che se spendete prima o poi lo beccate. Baresi arriva a 99, Maicon arriva a 98, Candelà arriva a 97. Allora io adesso potenzio e giochiamo. Allora, ragazzi, questa è la formazione dopo che ho potenziato i vari giocatori. Baresi arriva a 100, Messi addirittura a 102. Gli altri, vabbè, erano già così. Rovella l'ho portato su. Candelà no. Candelà lo metto lì, poi lo sposto un po' più dietro. Anche Maicon arriva a 100. Che figata sta roba dei 100. Vabbè, vediamo che succede, ragazzi. In game sarà diverso. Sanchez non l'ho potenziato al massimo. Ah, vi faccio vedere, ragazzi. Io ho diverse versioni di Messi, a parte questa qui dorata. C'avevo anche quella che ci avevano regalato col Miami. Eccolo qua. E credo un'altra ancora, vediamo un po', perché c'erano veramente tantissime. E a Messi proprio te lo tiravano appresso. Lazio contro Lazio. Lo stadio è quello. Allora, è un po' che non gioco, ammetto. Vediamo il nostro avversario. Ciro Immobile, Messi, Milinkovic, vabbè, da Lazio. De Ligt, San Giustino, Di Lorenzo. Vabbè, questo lo spaccamo, ragazzi. Noi invece ci presentiamo così. Condizione dei giocatori. Stanno pure tutti in forma, a parte Harry Maguire. Vabbè, ma lo sapevamo. Candelà lo sposto più dietro e fa l'85. Possiamo fare addirittura così. Sì, probabilmente facciamo così. Eccoci, ragazzi, ci siamo pronti per giocare. Devo dire che se iniziate da poco, davvero con 20 euro, ma man non serve che ce li spendete, perché comunque il gioco regala un sacco di giocatori. Veramente con poco vi portate a casa un sacco di giocatori. Guarda Nicolò Barella subito a impreziosire questa partita. Allora, raga, io mi ricordo qualcosa, non è che non gioco da un bel po'. No, Messi con la 5, che schifo. Vabbè, Musiala, grande spunto, Musiala. No, che bucazzo! Vai, Camo! Bravo, ragazzi, ho un centrocampo giovanissimo e che mena come niente. C'ho Caressa e Marchegiani che mi parlano nelle orecchie. Mi fanno diventare stupido. Guarda come giocano, tutto di là. Bravo, Messi! Vede Maicon Douglas! Che vede? Erninho Maravilla! Grazie per l'assist! Pensate, ragazzi, sta squadra con Adriano lì davanti invece che Alexis Sanchez. È subito la nostalgia. Perché chi giocava a PES? Giocava a quei tempi con l'Inter. E l'Inter era devastante, ragazzi. Non ci si può inventare niente. Quelli erano gli anni di PES e erano gli anni dell'Inter. Non c'è sta niente da fare. Di quell'Inter lì. Oh, oh, oh! Ah, mi sono fatto fare il kick-off. No, mi sono fatto fare il kick-off come un beota. Guarda Ciro! Oh, Immobile 90, se l'è pompato. Beh, raga, ho sbagliato io qui. Eccolo, Harry Maguire. Ragazzi, Harry Maguire sembra vero. Scarso come la realtà.
Oh, madonna, ma ce l'ha incollata. Ce l'ha incollata. Ma ce l'ha incollata Musiala. Ma che è? Guarda che belle carte, cazzarola, ragazzi. Bravo Nicolò Rovella col 6 sulla maglia. Oh, signori. Bravo, mamma mia come giocano. Messi, palo. Mannaggia, Musiala ancora. Doppietta del Musia. Musiala che è 96 però in game quant'è? 98? Però raga, Messi con la 5 non si può cioccare, eh. Bravo Messi. Messi, Messi, Messi. 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 Il pallone d'oro. Guarda come si muove quella carta, quanto è bella. 4-1, Messi come un randaggio che si scaglia sull'osso. Bello, raga. Comunque, ragazzi, a me il gameplay non mi dispiace, eh. Devo dire. No, Ciro, Ciro, Ciro. Bello, Franco Baresi. Bella. Bello impossibile. Passaggio profondo per Milinkovic-Savic. Portiere, che cosa fai? Oddio. Nicolò Rovella col 6 sulla maglia. Non sbaglia una partita. Di Marco, che ci fa qua? Di Marco. Supera diretto avversario. Non sapevo che farci con sta palla. Della sua tecnica. Vabbè, non sapevo che fa, ragazzi. È riuscito a passare. Guarda, Messi, che fenomeno. Messi. Mezza a 3. Mezza a 4. Messi. Messi. No, ho fatto il super tiro. Comunque mi sto divertendo un sacco. Ma che è? Guardalo, Neymar Zito. E Marzito aspetta. Osimhen. Incredibile, un colpo di testa. Vabbè ragazzi, 4-1 era finita al primo tempo. Però me ne voglio fare una un po' più proibitiva. Oh, Napoli magica. Già lo so che è una tryhardata questa. Allora, noi ragazzi, come prima, però ci abbiamo... Mazza, quasi tutti in forma. Che bello quando è così. Candelà va dietro, Maicon davanti. Il nostro avversario invece c'ha Neymar, Mbappé, Messi. Quelli prestati. C'ha pure Van Cazzo. Allora, qua se le cose si mettono male, oppure per divertirci, ci metto dentro Adriano. Vedete, se a sto gioco ci aggiungessero le modalità, perché il problema di football è che non ci stanno modalità. Mettici, che ne so, la Master League, queste cose. Hai fatto il gioco. Invece è un gioco che è divertente. Ci giochi, ma dopo un tot muore. Perché che tu fa? Si va, si va, si va. Partiamo con Camu, Camu. Oh, bella Camavinga, la vede. Bella, vede Messi. Che vede la porta. Dopo un minuto Messi. Vabbè, mi sono lamentato prima del kick-off glitch, però. Bello però, mazza, come gli sono entrato dentro. Godopoli, Godopoli. Speriamo adesso, ragazzi, noi a difendere, eh. A casa mia stanno a fare un bordello. Ha rotto le palle. Oh, Maguire. Beh, quello è un colpo di mano clamoroso. Vai, portiere. Un colpo di mano, direi pure bello evidente. Alexis Sanchez che vola. Candela. No, no. Sofia Amrabat. Bello, finito il campo. Aspetta, vedere, raga, Mbappé con la maglia del Napoli. Invece Messi con quella della Lazio. Non credo proprio. No, gli dà il rigore, gli dà. Ma che te sei inventato, pelato? Ma che te sei inventato, pupazzo? Vabbè, calcio di rigore. Io mi metto centrale. Non faccio niente. Ma si è dato? No, ma chi è sto stupido? Messico! Messico! Facile, facile, ragazzi. Ma poi il bello è che se la tiene proprio dietro e puoi fare il super tiro. Cioè, una roba che tipo con Adriano ci mette una giornata. Ma lui il giocatore ce l'ha, però, devo dire, eh. Molto più forte lui che quello di prima. Musiala, che giocatore! Vede Gama. Bravo, Gama! Bella! Bella! Porco Giuda! Ok, me lo prendo lo stesso. È mio lo stesso sto gol, è mio. 3-0, primo gol di Cabo. Ma che azione clamorosa gli abbiamo fatto. Guarda, guarda, guarda. Ah, vabbè, voglio un po' troppo dalla vita. Maicon Douglas. Parte in contropiede. Ho visto. Boom! Rispetto! Porta rispetto! Che gol gli hai fatto? Musialletto! Allora, raga, c'hanno delle animazioni. A volte sembra un pezzo di legno, però... cioè, è un altro gioco. Cioè, in realtà io quest'anno sto veramente a sperare in qualcosa di diverso.
Ma come mi ha ciucciato? Sì. Oh! Col destro! Mazza che gol che mi ha fatto! Mazza, come me l'ha spostata? Bella! Rossetto in mezzo! Che ha segnato? Se non l'ho messi, tripletta! Tripletta! Sempre lui! Meravigliosamente! Irresistibilmente! Mazza, che bello questo! È pur vero, ragazzi, che ho crossato con Maicon, che dovrebbe essere uno... un minimo lo sa fare. Amo? Ehi, signori! Andiamo! Messi che non è un grande specialista, infatti. Vabbè, i rigori non li so battere, si è visto. Adriano, l'imperatore. Pure rimanendo così, dai. Imperatore Adriano. No, sta palla era... era per l'imperatore! Era per l'imperatore, però. Non mi piace così, non mi piace. Allora, che gol che ho fatto in contropiede qui, ragazzi. Maicon. Orco giù da Maicon. Pure lui c'ha una bella sveglia, eh? Non come quello che mo prenderà la palla. Beh, raga, ma sto giocatore è fortissimo. Capito che è Messi 100, ma ogni tiro è in gol. E vi ricordo, ragazzi, che comunque il gioco ve lo dà gratis. Messi. Dai una bomba, Adria! No, Adriano, che te sei pappato! Oh! Ma che caspiteria è, dai! Sì, no, ma tornale, pensavo che questo qui l'avrebbe presa. Ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Eccolo, Adriano, l'imperatore. Vediamo se diventa verde. Madonna, Adriano! Ma che è sto giocatore? Si va, ragazzi! 8-2! Questo è quello che puoi trovare più o meno con 20 euro, ma o altrimenti con 100. Ma 100 è il Maicon e gli altri giocatori che non avete visto. Sarà che ho sculato? Non lo so. Fatemi sapere che ne pensate. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da me. Ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao!